Siamo in Arizona, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Il nostro personaggio è seduto al banco di un bar dei bassi fondi e cincischia con in mano un bicchiere dove ormai c'è solo del ghiaccio. Era un doppio whisky. Sa perfettamente che basterebbe posarlo sul banco e spingerlo leggermente avanti, anche solo di un centimetro, perché il barista, che sta parlando con qualcuno, gliene desse subito un secondo. In questi ambienti non c'è bisogno di chiedere troppo, un secondo, un terzo, a volte non c'è neanche bisogno di chiederlo doppio, te lo danno già di default il whisky, doppio. Sì, perché le persone vengono dispensate da quel disagio che ti comporta il chiedere e quindi il prendere coscienza del fatto che stai bevendo molto. È una storia dove l'alcolismo è molto presente. Infatti, PM, il nostro protagonista, sta cincischiando perché non è sicuro di potersi permettere un altro doppio whisky e quindi vuole mantenere il controllo. Sa che deve guidare per tornare a casa e non vuole esagerare. Si alza, va in bagno e si dà una guardata allo specchio per capire il suo stato. Da come ondeggia leggermente mentre cammina, capisce che forse è il momento di fermarsi. Scambia due parole con un altro avventore. Dobbiamo immaginare dei tizi con i cappelli da cowboy perché siamo in una terra di rancheros sul tempo. Infatti non sta ancora piovendo, ma si sa che tra poco pioverà. Quindi si scambiano due commenti sulla pioggia che sta per arrivare e sul temporale che è stato preannunciato e che comporterà degli avvenimenti importanti per tutta la nostra storia. Esce dal locale, mette in moto la macchina, però prima di andare a casa vuole fare ancora una cosa. Passa a incontrare una prostituta, evidentemente è un'habitué, e quindi si spinge a Nogales, che è questa cittadina messicana, dove il paesaggio è già molto diverso da quello degli Stati Uniti, anche se è così limitrofo, è così vicino. E cioè, nonostante che piova, perché nel frattempo ha iniziato a piovere, ci sono figure per la strada, tizi che si muovono sotto l'acqua, colore, luci e ci sono le prostitute. Non viene raccontato l'episodio del suo incontro con la prostituta, l'unica cosa che sappiamo è che mentre guida per tornare a casa ha addosso un senso di disagio, quasi di sporcizia, non vede l'ora di arrivare e farsi una doccia e mondarsi, diciamo così, di questo atto che ha compiuto. A casa sa che l'aspetta la moglie Nora, anzi probabilmente non lo aspetta, lo raggiungerà poco dopo perché è a casa di amici a bere anche lei. La consuetudine di questi rancheros, ovvero di questi statunitensi che vivono proprio al confine, che sono proprietari di ranch e quindi persone piuttosto ricche e benestanti, la consuetudine fra di loro è di trovarsi a casa dell'uno e dell'altro e bere fino a tarda notte, anche spostandosi da una casa all'altra e quindi intrattenendosi in questa maniera. Poi la mattina, quando si svegliano molto tardi, in genere ricominciano con una birra. Arrivato davanti a casa, spegne il motore, scende dalla macchina e quando sta per aprire la porta si sente chiamare da una voce che gli risuona profondamente, non la riconosce immediatamente, però gli dice qualcosa di antico e si sente chiamare Pat, un nomignolo che non sentiva da molti anni, perché in realtà da tanto tempo ormai si fa chiamare PM, che sono le iniziali del suo nome e del suo cognome. Si volta e vede un figuro che sta immobile sotto l'acqua, senza ripararsi, senza un ombrello, senza bagaglio e con il quale evidentemente c'è una certa confidenza. Inizia così il dialogo fra questi due che sono i personaggi principali de Il fondo della bottiglia, un libro anomalo di Georges Simenon. Allora, Georges Simenon lo conosciamo tutti, è l'autore belga, l'inventore di Maigret e che ha scritto su Maigret, soltanto su questo personaggio, 75 romanzi, quindi un autore estremamente prolifico. Anzi, sulla sua produttività così eccezionale ci sono anche delle piccole leggende. Per esempio, e non è una leggenda, lui narra di essere in grado di scrivere 80 pagine al giorno, che è un numero altissimo. Pensiamo che Murakami Haruki, che è un altro scrittore contemporaneo, questo giapponese molto amato, molto noto anche in Europa e che è noto anche lui per essere prolifico, in un libro in cui parla dell'arte dello scrivere, dichiara di riuscire a scrivere all'incirca 10 pagine al giorno, quindi 80 pagine al giorno sono un numero altissimo. Torniamo in Arizona, i due entrano in casa. PM
PM è visibilmente preoccupato, vive un disagio. Noi non sappiamo qual è il rapporto che lega questi due personaggi, ma evidentemente hanno un passato insieme, è successo qualcosa. L'altro gli chiede da mangiare, ho fame, e lui invece è più preoccupato di capire come sei arrivato qua, chi ti ci ha portato, è a piedi, non ha bagagli. Finché si comincia a scoprire dal dialogo che c'è fra i due che l'altro non ha un passato proprio fulgido, infatti è evaso di prigione. Era in prigione per tentato omicidio, ovvero durante una rapina ha sparato a un poliziotto che poi si è salvato per un pelo, ma insomma l'ha quasi ucciso, e adesso è scappato e cerca di raggiungere la moglie Mildred con i figli che lo aspetta in Messico. Quindi lui ha bisogno di superare il confine per mettersi in salvo e ricongiungersi con la sua famiglia, ed è questo che chiede a PM. PM però è preoccupato perché il fiume che fa da confine anche lui, cioè che corre lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, è in piena, perché sta piovendo ed è stata preannunciata una pioggia duratura, quasi una piccola alluvione, quindi il fiume non solo si sta gonfiando, ma resterà così e crescerà nei giorni a venire. Infatti è esattamente quello che succederà e che costringerà questo personaggio che si chiama Donald, ma PM per nascondere la sua identità lo presenta a Nora, sua moglie, e agli altri amici come Eric, ovvero lo presenta come un vecchio amico della sua infanzia, sarà costretto a restare con lui in casa sua, a vestire i suoi abiti, a mangiare il suo cibo e a frequentare i suoi amici, e si creerà tutta un'atmosfera di tensione crescente che è soprattutto interna al personaggio principale. Finalmente ritorna Nora a casa. Gli viene presentato Eric, non sembra per niente turbata da questa presenza, ricordiamoci che lei è una donna ricca, come abbiamo detto, ha passato la notte a bere con gli amici, le prossime notti le passerà nello stesso modo, anzi la presenza di un estraneo è quasi un diversivo, e così la prenderanno anche gli altri, che sembrano quasi divertiti da questo personaggio che ha qualcosa di oscuro, ha qualcosa di misterioso. PM è l'unico che invece accumula una tensione crescente, perché evidentemente questo personaggio lo mette in subbuglio. Si scopre a un certo punto che Donald è suo fratello e ricompare da un'infanzia lontana e da una vita che evidentemente non hanno condiviso. Infatti PM ha fatto un percorso retto, comunque diciamo onesto, e anzi ha sgobbato per diventare l'avvocato ricco che è oggi, mentre l'altro si è dedicato al crimine, è stato facile a delle crisi anche di aggressività, non solo, ma ha una debolezza per l'alcol che, come abbiamo visto, è un po' diffusa in tutti i personaggi del romanzo, però in particolare Donald, se beve troppo, diventa aggressivo e diventa anche pericoloso, quindi è un po' una figura da maneggiare con le molle, che crea un grosso disagio a PM, perché nello stesso tempo non può semplicemente sbatterlo fuori o mandarlo via, non può respingerlo perché è il fratello. E tutta questa storia è basata su questa tensione, cioè un odio-amore che lottano internamente nella figura del protagonista, e che avrà una risoluzione che ha molto a che fare proprio con questa dinamica di fratellanza e di odio e di amore, di sacrificio e di senso di colpa, di cercare di aiutarlo, però sentire che sta avvenendo, come dire, come un'incursione nella tua vita che la mette in pericolo e rischia di farla esplodere. La cosa interessante è notare come in questo romanzo Simenon si sia spinto all'interno della sua stessa psiche e della sua autobiografia. Infatti, quello che sappiamo è che innanzitutto lui stesso era stato accusato, probabilmente ingiustamente, infatti poi le accuse cadono, però era stato per un periodo, subito dopo la guerra, accusato di collaborazionismo con i nazisti. E questo è il motivo per cui si autoesilia, ovvero fugge, negli Stati Uniti e vive proprio in quelle zone che racconta così bene, anche nelle loro atmosfere, sia fisiche, ambientali, che psicologiche e sociali, no? Oltre a questo, il fratello minore di Georges Simenon, anche lui è stato accusato di collaborazionismo con i nazisti, però in questo caso era un'accusa reale, perché lui ha davvero fornito delle informazioni che hanno favorito un'imboscata nella quale vengono uccise parecchie persone, quindi è ricercato dallo Stato, va incontro alla pena di morte, rischia la pena di morte,
E a questo punto Simenon, che invece è già uno scrittore famoso ed è circondato, insomma, da un ambiente, da un mondo piacevole, fa una vita agiata e vive con un problema anche proprio la presenza così scomoda di un fratello coinvolto con i nazisti e quindi gli consiglia, soprattutto per salvarsi la vita, gli consiglia di arruolarsi nella legione straniera. C'è il sospetto, data questa conflittualità e questi sensi di colpa, che nel suo consiglio ci fosse anche un po' il desiderio di toglierselo dalle scatole, come si dice, cioè di levare questo elemento conturbante da una sua vita così piacevole e così di successo. In ogni caso, quello che accade è che il fratello effettivamente si arruola nella legione straniera e muore ucciso durante una battaglia. Quindi da qui scaturisce evidentemente un problema interno, tanto più che la madre, lo colpevolizza, lo incolpa della morte del fratello. Già non aveva rapporti facili con la madre, ma a seguito di questo episodio evidentemente esplode dentro di lui un piccolo dramma, anzi un grande dramma. E questo dramma è perfettamente raccontato in tutta la conflittualità interiore che attraversa il personaggio di PM nel libro Il fondo della bottiglia. Quindi, caso anomalo per Simenon, un libro che non solo è autobiografico, ma sembrerebbe quasi autoterapeutico. E infatti le sue parole, come dire, sviluppano molto bene questo aspetto qui, cioè è come se lui avesse avuto il bisogno e il desiderio di raccontare tutta la sofferenza del fratello buono, diciamo così, fra virgolette, no? Della persona retta, corretta, onesta, che si è costruita una vita e che vive invece la presenza del fratello, quello più debole, quello che è più soggetto a cadere negli errori che la vita gli offre. È come se la vivesse come un conflitto suo, tutto suo personale, quindi c'è l'amore e c'è l'odio, ci sono delle immagini nel libro che sono proprio delle immagini di tenerezza, lo guarda mentre dorme, lo vede raggomitolato, lo ricorda bambino, però ci sono anche degli altri momenti nei quali lo odia, vorrebbe mandarlo via, liberarsene e continuare a fare la sua vita tranquilla. Ecco, in questa conflittualità tra i due fratelli, ma anche nel rapporto che c'è fra lo scrittore e il suo personaggio, qui Simenon rivela una parte di sé ed è, ritengo, una cosa preziosa perché normalmente nei suoi scritti non parla mai né di sé né della propria autobiografia. Quindi in questo caso possiamo cogliere una doppia lettura, quella del romanzo per quello che è e quella, diciamo così, del diario dei propri sentimenti filtrati attraverso il personaggio di PM. Quindi, se è vero che noi lettori utilizziamo spesso la letteratura, anche inconsciamente magari, anche involontariamente, attraverso l'identificazione con i personaggi, per curare i nostri mali e quindi per esorcizzare o per tirar fuori e sentire, per esempio quando ci commuoviamo, i nostri stessi sentimenti, in questo caso è l'autore stesso che fa questa operazione e scrive un libro che diventa anche la sua cura.